E guardate come sono freddo, guardate come sono freddo, guardate come sono freddo. Buonasera, e benvenuti in questo nuovo video. Che cosa cuciniamo questa sera? Vediamo una giga che sfrigolia. Niente, qualcosa. Dove che sfrigolia? Che cosa sta sfrigoliando? E via i funghi porcini. Allora, stasera ci facciamo un risottino con i funghi. Ma? Ma? Abbiamo i funghi secchi. Come facciamo? Quando cominciamo? Abbiamo già iniziato. È la terza volta. Dico, allora, che cosa facciamo? Cosa facciamo se abbiamo i funghi secchi? Li ho messi prima a bagno, in modo da reidratarli. Adesso li ho messi in questa bellissima pentolina che trovate sempre da Ikea. Sì, Ikea, grazie Ikea. Vediamo un attimo lo stile di oggi di nostra Daniela. Con la nostra Daniela, che cavolo. Con la ciabatta. Oh ragazzi, le mie pantofole sono bellissime. Se vi piacciono... Bene, potete comprare. Tanto non piacciono a nessuno. Se vi piacciono le trovate su Amazon. Andiamo a comprare. Scrivete tutti. Pantofole brutte, vi escono pazze. Andiamo a comprare le pantofole brutte su Amazon. Però stiamo dicendo che dobbiamo mangiare che cosa stasera? Facciamo risotto con i funghi. Quindi ho messo i funghi a reidratarsi nell'acqua. Poi con la stessa acqua li ho messi in questa bellissima pentolina dell'Ikea. E adesso sto fondamentalmente facendo cuocere un pochino. Nel frattempo ci diamo il nostro wok. Un pentolino. È un pentolino. Scomparsa. Adesso prendiamo il nostro bellissimo riso. Senza testa. Com'era? Il mistero di Sleepy Hollow. Quello senza testa. Allora, che cosa facciamo adesso? Facciamo? Ce lo dici dopo. E al via l'inserimento del nostro riso acquarello dentro la padellina. Tegamino, okay. Padellina, come la possiamo chiamare questa cosa? Non lo so, cosa bellina. Cosa bellina? Padellina, tegamina, cosa bellina. Che cosa stiamo fando? Niente, abbiamo messo il riso come al solito a tostare a secco. A secco. Vai, facciamolo sfrigoliare anche il riso. Noi tocchiamo il riso sempre. Come mettiamo sempre il sale. Ricordatevi che questo è l'unico momento in cui potete salare ogni singolo chicco di riso. Se no, non lo mettete più, non lo salate più, non lo fate più. Va mangiata schitta. Anzi, va mangiata insipida. Bella, mangiata insipida. Sentiamo il nostro riso che sta sfrigoliando. Oggi facciamo un video molto sobrio perché stiamo cucinando il riso acquerello. Grazie, ringraziamo l'acquerello per averci venduto il riso, ringraziamo sempre. Grazie l'acquerello per averci venduto il riso. E cominciamo a prendere un mestolo. È un coso. Un coso. Una qualunque cosa per girare il vostro riso. Vai. E che cosa facciamo? Non so se avete notato che non c'è brodo per cuocere questo riso. Perché? Non c'è un brodo, perché usiamo il brodo dell'affugio. Esatto, l'acqua con cui abbiamo cuociuto i funghi. Non solo cotto i funghi, ma è l'acqua con cui li abbiamo fatti reidratare. Allora, e sentiamo come sfrigolia il nostro riso acquerello. Niente, ha smesso. Non vuole. Va bene, il nostro riso adesso è tostato. Quindi buttiamo un litro di acqua di funghi. Se volete potete anche utilizzare i funghi velenosi. Se volete potete anche sfumarlo il riso. Io onestamente non lo sfumo e uso sempre la stessa tecnica dell'acquerello perché mi è piaciuta. Quindi metto su una parte di riso tre parti di liquido, quindi andiamo più o meno ad occhio. Ok, mi sembrano sufficienti. Mescoliamo solo a questo punto. Addolciamo la fiamma. Oddio. E aspettiamo la cottura per 10 minuti. Proprio seguiamo questa cosa perché mi è piaciuta dell'acquerello che
ci dai consigli? Un video molto soft. Oggi è un video molto soft perché mio cognato è strambato. Sono strambato. Cosa stiamo facendo ora? Benvenuti nella nostra pagina. Cosa abbiamo qui? Abbiamo anche una patata. Sì, due patate perché mio cognato non sta bene con lo stomaco e quindi lui si mangia il pollo. Perché non sta bene con lo stomaco? Perché è una ciofeca. Ma io mangio le cose che cucini tu. Ma se io sto bene e tu stai male ci sarà un motivo. Sono una ciofeca. Ecco. E quindi per lui pollo ai ferri e patate. Pollo ai ferri, pollo. È una specie di crema di patate. Pollo ai ferri e crema di patate. Ragazzi, c'è un profumo comunque in questa cosa. Comunque io invece farò una bellissima cosa. Una parte dei funghi la uso per il mio risotto, perché il risotto è solo per me. Una parte dei funghi la uso come risotto. La uso come risotto? Sì. Vabbè, la uso nel risotto. Invece un'altra parte. Insomma, quante parti abbiamo? Un sacco. Oggi è tutta una serie. Questione di parti. E siamo passati dal cucinare i funghi con il riso acquerello al cucinare le patate. Patate stasera. Allora, ve l'ho detto, una parte dei funghi la uso per il risotto, mentre una parte dei funghi la uso con le patate. E mi faccio funghi e patate come contorno. Funghi e patate. Allora, quindi... Che cosa faccio? Visto che ce l'ho. L'acqua di cottura. Alle patate. Con il mezzo alle patate. Tutti i fuochi accesi oggi tutti i fuochi accesi. Guardiamo tutti i fuochi accesi. Fuoco, tutti e quattro i fuochi accesi. Do un occhio qua. Diamo un occhio all'altro riso. Meraviglia. All'unico però riso che abbiamo. Chiudiamo il coperchio del riso, chiudiamo le patate. Sì, perché mancano 4 minuti e a me qua sembra di aver messo troppo liquido. Troppo liquido. Allora, a questo punto però, visto che mancano 4 minuti, io prendo un po' di funghi. Un po' di funghi. E li metto. E mettiamoli assieme al riso. Sfumiamo. Cerco di non mettere troppo. Sfumiamo i funghi con il riso. Erano funghi misti, a dire la verità, tanto si vede, sono funghi misti. Sto talmente male che mi sto mangiando lo stomaco praticamente. Non ce ne frega niente, non so venirtelo. C'ho una fame e una paura. Ecco, ho messo i funghi, perfetto. Vai con i funghi, andiamo a vedere i funghi. Vai tutto, guardate come sfuma, sfrigolia e sfuma tutto. Qui ci sono le patate. Ah, perché voi non sapete, perché giustamente le persone normali direbbero, però... Sei molto stronza perché tuo cognato non può mangiare più di fare il risotto con i funghi. No, mio cognato non piacciono i funghi. È per questo che stasera mi sto facendo il risotto con i funghi. È vero. Quindi se volete uccidere il cognato basta dargli il riso con i funghi. Un gatto. Chiudetelo in camera con un gatto, con un coniglio o con un cavallo. Che cosa aggiungiamo ora? Poco di liquido. The broro, the fungio. Poco. Peccato che non potete sentire i profumi. Qua ci sono profumi che sprizzano da tutte le parti. Ah, funghi, perché? Riso. Qui ho aggiunto il curry. Curry nella pozione magica. Sì, questi sono tutti i curry delle meraviglie. Allora, che ci metti le cose crude e escono cotte. Sì, questi sono tutti i curry delle meraviglie. Ce li ho solo io. Allora, che cosa facciamo? Spegniamo. Fornello giusto però. Spegniamo il fornello giusto senza spegnere cosa a casaccio. Mettiamo un panetto di burro. Ma proprio un cici skin. Ecco. Non ce lo mettiamo più. Mettiamo un cici skin. E metteteglielo nuovo. Fate saltare con l'onda senza schizzare la cucina. Si amalgama, fate la cremina. Facciamo riposare in realtà coperto. Su un piano freddo? Ok, facciamo riposare per almeno 4 minuti. Come ti diceva qui? 5 minuti mi pare che diceva. Qui intanto le patate stanno sfrigoliando. Stanno sfrigoliando, arrivo subito dalle mie patatine. Le potremmo anche girare. Adesso ci penso. Intanto spostiamo questo che non ci serve più. Ma il pollo stasera lo fai alla griglia o alla padella? No, lo mettiamo sulla griglia, te lo fai tu. Ma lo faccio io il pollo? Seguitemi per nuove ricette del pollo in griglia.
Oviglia in pollo. Tutto a posto. Curry, curry. Curry, curry, guaglio. A parte il curry, curry. Curry, curry, guaglio, io. Allora, a parte il curry, curry, mettiamo un po' di rosmarino. Ci vorrebbe un po' di timo, ma non ce l'ho qui il timo. Mamma, mamma, ho una certa urgenza, mamma. È finito il rosmarino. Le mette a mazzi. Lo mangio la notte il rosmarino. Io il rosmarino lo metterei, è una cosa che dico da quando sono piccola, io il rosmarino lo metterei anche nel latte la mattina. Mamma mia. Uno di quei sapori che io adoro. Come sporcarsi il vestito? Questa è una nuova serie. Mamma, ho l'acquolina in bocca, va bene. E niente, tutto questo è bellissimo. No, però non così vicino, questo. Allora, sono confusa. Ah, sei confusa? Le mie patate, a che punto sono le mie patate? Sono ancora dure le mie. Cosa facciamo adesso? Allora, dopo aver spostato tutto. Abbiamo scambiato l'ordine degli addendi, ma il risultato però non cambierà. Allora, che cosa facciamo? Prendiamo i nostri bellissimi funghi. Sì. E li mettiamo insieme alle patate. Mamma, funghi e patate, patate e funghi. Per tutti gli amanti del fungios con la patatas. Fabrizio, non commentare, ti prego. Fungios e patatas. No, diciamo che il connubio perfetto sarebbe salsicce e patate. But? Non abbiamo la salsiccia. Non abbiamo la salsiccia, ma abbiamo il fungios. Stavo per dire una cosa più. Non la dire. Però fate come Daniela, non prendete un qualcosa che vi serve per scolare il liquido e prendere le parti solide, no! No, ma soprattutto, vabbè, a parte questo che veramente, cioè la cuoca, sto facendo veramente il peggio di me, ma soprattutto continuate a cucinare come me in vestito. Nelle tazzine del caffè. Tazzine del caffè, mi raccomando, con il vestitino e le ciabatte comprate su Amazon. Oh, ma sono bellissime, se volete ve le linko. Linkiamo le ciabatte di Daniela. Anzi, vi lascerò il link in una scheda informativa. Il link? Il link, sì, mettiamo il link in una scheda informativa. Sono passati 5 minuti, vediamo come è uscito il nostro riso. Doriamo. Vediamo la faccia. Divina, proprio divina. Ragazzi, guarda, dopo 5 minuti... Il risultato è questo. È ancora all'onda. Se volete lo potete fare un po' più liquido. Ma già così è molto molto buono. Quindi che cosa abbiamo fatto? Non ho dato nessuna dose perché in realtà le dosi non le so, ma a occhio il riso, a occhio i funghi. Però che cosa ho fatto? Ho messo i funghi a reidratare nell'acqua, con la stessa acqua li ho messi a cuocere. Poi a parte ho tostato il riso a secco come sempre, l'ho salato, dopodiché potete decidere se sfumare con del vino bianco, con del cognac, come preferite. E poi ho cominciato ad aggiungere l'acqua di cottura dei funghi. Ho messo 3 volte il volume del riso in acqua di funghi e ho coperto e ho fatto cuocere per 10 minuti. Quando mancavano 4 minuti ho aggiunto i funghi, ho portato a fine cottura, ho messo 2 tocchetti di burro, ho coperto e ho lasciato riposare per 5 minuti. Questo è il risultato. Anche se devo dire che mi aspettavo che il burro mi lucidasse di più eccolo qua. E qui invece ci sono le mie bellissime patatonzole che stanno andando con i funghi, questo sempre perché io devo cucinare nelle tazzine, e qui invece ci sono le patate bollite di mio cognato. Vi ringraziamo per averci seguito anche stasera, vi ricordiamo di taggarci se riproponete una delle nostre ricette, così vi ripostiamo sulla nostra pagina. Seguiteci su Instagram, su YouTube, su Facebook. Ricordatevi di seguire il blog. Dove sei andato? Vi auguriamo una buona serata, buonanotte, ci vediamo.